Hale, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 23esima edizione, ha avuto modo di raccontarsi in un'intervista. Ecco cosa ha rivelato. Scopriamo insieme tanti nuovi dettagli. Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Prima di lanciarci alla scoperta dei nuovi concorrenti e di tutti i cambiamenti, però, abbiamo ancora qualcosa da scoprire sui ragazzi di questo anno appena concluso. Tanti cantanti e ballerini che hanno dato prova delle loro capacità e abilità, ottenendo grandi riconoscimenti indipendentemente dalla vittoria finale o meno. Andiamo a scoprire alcune informazioni su Hale. Ecco cosa ha rivelato in un'intervista a Lorella Cuccarini, ospite a DMMI di te. Amici, la confessione di Hale. La popolarità cambia le persone. Ho trovato delle sorprese, alcune positive e alcune negative, ovviamente. Quando esci, in un primo momento c'è sempre qualcuno che cambia con te, ma ho preferito quelli che sono rimasti uguali, che mi hanno trattato allo stesso modo, che dopo 6 mesi che non li vedevo siamo andati a fare la stessa cosa che facevamo 6 mesi prima senza nessun cambiamento. Per me questo è meglio di vedere persone che... Per me questo è un argomento che io pensavo fosse un po' una leggenda, che quando fai una roba e magari prendi un minimo di popolarità le persone cambiano con te. Inizia Hale, parlando con l'ex showgirl. Io non ci credevo, parla Hale. Poi continua. Io non ci credevo a questa cosa, e devo dire che un po' è vera. Ci sono delle persone che chiaramente sono un po' cambiate nei miei confronti, ma questo penso sia successo un po' a tutti. E un po' ti destabilizza perché le stesse persone che prima le vedevi in un modo adesso le vedi, chiaramente, in un altro. E quindi hai un po' di confusione mentale. Però poi, dopo un po', inizi a capire che funziona così. Amici, Hale racconta il suo ricordo più bello. Hale spiega a Lorella Cuccarini anche qual è la sua paura più grande. Io ho molta paura della solitudine. Quando resto solo con miei pensieri, tuttora sto meglio, ma ancora mi frullano in testa tanti pensieri negativi. Infine, un pensiero bello. Il ricordo che ha più nel cuore. Forse le gite a scuola quando ero alle elementari. Ricordo un po' che le vivevo in maniera. Avevo un occhio diverso quando ero piccolo, non avevo pensieri negativi, ero sempre felice, mi piaceva molto l'avventura, stare con gli altri compagni.